Stiamo scendendo nelle viscere della terra, praticamente. Ah, ma quel coso lì, il Thorian? Che brutto. Bene, ora dobbiamo solo trovare questa creatura e capire cosa... L'abbiamo trovata, mi sa, eh? Cosa... Questo non c'era nei manuali di addestramento. Non mi sembra però una pianta. Mai vista una pianta del genere in vita mia. Potremmo avere dei problemi. Grossi, mi sa, eh? Che fa adesso? Quanta bava. E fa vomita. Oh. Una Asari verde. Invasori, ogni vostro passo è un insulto imperdonabile. Siete solo degli ammassi di carne destinati a decomporsi. Parlo per conto del grande immortale, come ho fatto con Saren. Siete al cospetto e all'interno del Thorian. Dovete inginocchiarvi a lui. Ma così senza neanche dirci buongiorno? Cioè. Hai dato una cosa a Saren, una cosa che mi serve. Saren voleva informazioni su coloro che sono scomparsi. Il grande immortale ha dato retta a della carne per la prima volta in tutto il lungo ciclo. È proprio a Saren dovevi dar retta. Poi gli esseri freddi hanno iniziato a uccidere la carne che sarebbe servita nel prossimo ciclo. Questi erano i patti. Il grande immortale riconosce le vostre menzogne. Non vi ascolterà più. Non hai il diritto di schiavizzare i coloni. Lasciali andare, subito! Il Thorian non tollererà altre insolenze. Le vostre vite sono brevi e sono durate già troppo a lungo. Pensa a te. Il vostro sangue bagnerà le sue radici, alimentando la sua nuova crescita. No! Ragazzi, sparate, sparate! Ok. Oh no, sti cosi. Ce ne sono altri. Ok. Basta. Oh no, quanti sono? Aspetta, aspetta, aspetta. Ti mando via, eh. Triplo. Tripletta. È andato giù, vai, vai. Rex, merda, l'hai usato anche lui. Ok. Qualcun altro? Sembra di no. Comandante, qui c'è una specie di protuberanza che mi sembra interessante. E dove è agganciato? Ah, ma quindi... Capito, lo buttiamo giù praticamente. Sta soffrendo, me lo sento. Ancora un paio di colpi e dovrà cedere. Due colpi, eh? Sai che non sarà facile arrivare agli altri tentacoli. Questo? Questo ci attaccherà quando si risveglierà. E lo farà quando saremo davanti a lui, ovviamente. Ancora? Ma quante Asari ha? Attenzione. Attenzione. Aspetta, aspetta. No. L'ho colpita o no? Tu? No, no, vai via, vai via, vai via, vai via. Merda. Oh, ma vai su te. No. Ma se usassi una granata, aspetta. No.
schifo. Ok, adesso userei barriera. Ok, ecco. No, ma dove è sbucato? Ma ce n'era uno qua che è ancora lì. Allora, no, Avrex, no. Ah no, non è Avrex. Oh. Oh. Scusami un attimo. Oh, mamma mia. Ok, siamo tutti e tre avvelenati. Ok, adesso solo Avrex. Mamma mia, ragazzi. Allora, aumentiamo di livello. Io potenziai singolarità. Oh. A lui gli potenzierei il lancio. E a Garus, pronto soccorso. Ok. Sidiario, ok. Distruggi il Thorian, va bene. Ah, e salviamo un attimino. Ok. Eccoli lì. Ma se usassi subito singolarità. Oh, faccio volare un po' in aria. E poi uso aspetta, uso lancio. Sì. Tipo una combo e poi uso cecchino. Vai, facciamoli fuori. C'è rimasto ancora uno. Ma non su di me, non su di me. Dai ragazzi, facciamo... Ok. Mamma mia. Eccolo lì. E due. Manca solo uno. C'è qua, Raikou 5, stiletto, prendi tutto. Vediamo. Oh, ottimo. Ah, però anche stiletto è più forte, ancora più forte. Va bene. Rex fucile. No, niente. Ok. Dove sono? Quei mostri. No, beh, uno solo. Aspetta un attimo. Vai, è caduto. No, che cavolo è? Madonna. Via, presto, singolarità. Ok. Maledetta coesione. Aspetta, e... Ok, adesso barriera. Vai, penso io a lei. Aspetta. Ok. Uè. Sti versi così... Ancora, mamma mia. Aspetta Vrex. Ok. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, Vrex è sempre per terra. E Vrex, Garus è sempre per terra. Vabbè. Eccolo là. Guarda che ci arrivo, eh. Oh, se ci arrivo. Stanno arrivando. No, surriscaldamento. No, è surriscaldamento. Olè. Oh. Forse si è fatto una specie di trucchetto, ma va bene così. E non caschi?
Oh, dai, mica vi trovo a battere ancora sti tipi. Oh, singolarità, vai. No. Barriera subito. Ce l'ho il cecchino? No. Però se la spingo giù... No, non ha funzionato. Malissimo. Aspetta, eh. No, Vex, non può. Cecchino, vai. No, povero Vrex. No. Aspetta. Provo a usare. No, perché non ha. Mamma mia. Basta, dai. I miei compagni sono morti 10.000 volte. Dai, mizzica. Coesione, dai. Ok. A posto. Ha funzionato? Non ho visto. Forse sì, però. Mamma mia, sto pezzo è ostico, veramente ostico. Volete dirmi che c'è un altro tentacolo? Ah, forse sì. Forse sì. È pieno. E ho solo un medice. Stazione medica. Vai. Corazza di giro umano. Corazza di giro acquario. Vediamo. Posizione dei danni, beh, leggermente meno, però più scudi. Io direi che la metto anche subito. E fa anche pandancolo. Ovviamente il mio sesso. Allora. Ho una... No. IV medica più potente... No, interfaccia medica. Mica l'avevo vista. Ok. Mettiamola subito. E a Garrus. Anche se non... La tua tuta non fa avevo pandane, Allora, veste nere, veste no. Interfaccia medica 4, perfetto. Ottimo. Oh, così ho un pochino più di scudo almeno. Adesso salvo un attimo. Ok. Attenzione. Subito cecchino, via. Non se ne tolgo niente. Ok. Vai, colpiteli, senza pietà. Attenzione. No, ma scusate, che hai dato le pistole? Oh. Che cavolo. Oh, così va bene. Oh. Dai, quanti altri... Tentacoloni ci sono, mizzica. Dove? Vuol dire che vengono dall'alto adesso? Oh madonna, no, ancora sta qua, no, basta. Fide.
Aspetta, ce l'ho il cecchino? Sì, che ce l'ho. No, non lui. No, è morta? Meno male. No, eccola lì, maledetta. Oh, mamma mia, ce n'è ancora uno? Dai, dai, vieni qua, dai. Eccoti qua. Oh. Basta? Abbiamo finito? Dai. Quanti cacchio siete? Sì, mira, sono 5 alla fine della cosa. Quella creatura è sul punto di cedere. Ancora qualche colpo e sarà sistemato. Come ancora qualche colpo? Oh. Dove sono? Sotto? Boh, non capisco. Attenzione, attenzione. Adesso questi si svegliano. Ecco, punto. Ok. Vai, vai, Vrex. No, bello adesso. Sopra, sotto. Ok, dai. Vai, altro livello. Aspetta, aspetta. Ne ho preso solo uno. Peccato. Cecchino. Ce l'ho. Ok, dai. Dai. Ragazzi. Dove sono? Sono in alto. Madonna. No, no, via. Oh. E quanti colpi devo dare a sta creatura perché muoia? Attenzione. Lo vedo da qua, sì. Perché tolgo così poco? Oh, bussa via. Perché non gli faccio niente? No, no, rialzati, rialzati. Ok. Barriera. Dai, dai. Ok. Mizzega. Ah, ma forse se gli tolgo più vita, meno mostri ha. Meno, sì, meno sgherri ci sono. Meno sgherri ci sono e più vita li tolgo. Pensa a te. Adesso basta. Oh, era ora. Ah, va che va giù. Che botta. Oh. Sono libera. Ah. Io credo che dovrei ringraziarti per avermi liberata. C'è di che, anche se è stata durissima. Va tutto bene? Sei ferita? Sto bene. O lo starò. Col tempo. Mi chiamo Shiala. Sono, anzi, ero, la servitrice della matriarca Benezia. Quando si alleò con Saren, io feci altrettanto. Ah. Benezia si accorse subito del potere di Saren. Quindi si unì a lui per convincerlo a seguire un'altra strada.
Ma l'influenza di Saren è molto forte. Alla fine, anche Venezia ha ceduto. Stai dicendo che Saren è in grado di controllare la mente? Io e la matriarca lo avevamo sottovalutato. Alla fine, eravamo pronte a sacrificarci per la sua causa e i suoi obiettivi. Il potere di persuasione di Saren è incredibile. Ha cercato di manipolare Saren, ma alla fine il suo piano le si è ritorto contro. Le matriarche Asari sono tra gli esseri più intelligenti e potenti della galassia. Come ha potuto cedere all'influenza di Saren? Saren possiede un'enorme nave da guerra. Una nave che non avevo mai visto prima. Lui la chiama Sovereign. Grazie ad essa può controllare la mente dei suoi seguaci. Vengono obbligati a compiere la volontà di Saren. Questo processo di indottrinamento è molto delicato. Può durare giorni, settimane, ma è infallibile. Quando Saren mi condusse su questo mondo, non ero altro che la sua docile schiava. Aveva bisogno dei miei poteri biotici per comunicare con il Thorian, per carpirne i segreti. Saren mi offrì come merce di scambio, un sacrificio per siglare un'alleanza tra lui e il Thorian. Saren non ci pensa due volte a tradire i suoi fedeli alleati. E ha tradito anche il Thorian. Una volta ottenuto ciò che voleva, ha ordinato ai Geth di eliminare ogni traccia della sua esistenza. Saren sa bene che vuoi trovare il condotto. Sa che stai seguendo i suoi movimenti e ha attaccato il Thorian per impedirti di ottenere il cifratore. Cos'è il cifratore e perché Saren ne ha bisogno? La sonda di Eden Prime ti ha fatto avere delle visioni, ma sono visioni confuse, indecifrabili. I Protean comunicavano così. Per comprendere appieno queste visioni, bisogna pensare come un Protean, capire la loro cultura, la loro storia, la loro stessa esistenza. Il Thorian era qui ben prima che i Protean costruissero questa città. Li ha osservati, studiati, e quando morivano, lui se ne nutriva. Diventavano parte di lui. E così, diciamo, ha acquisito questa abilità di capire i Protean, in pratica. Quindi il Thorian ha insegnato a Saren a pensare come un Protean? E come? Il cifratore racchiude tutta l'essenza dei Protean. Non può essere descritto né spiegato. Sarebbe come descrivere i colori a una creatura priva di occhi. Per capire, bisogna avere accesso alla memoria ancestrale. Ha un punto di vista che si dipana lungo millenni di storia. Ho avvertito questa memoria ancestrale, il cifratore, quando sono diventata parte del Thorian. Le nostre identità si sono fuse, le nostre menti intrecciate. Tale conoscenza non può essere insegnata. Esiste e basta. Ho bisogno di quella conoscenza per fermare Saren. Un modo ci sarebbe. Posso trasferire la conoscenza dalla mia mente alla tua, come ho fatto con Saren. Cerca di rilassarti, comandante. Voglio dei respiri lenti e profondi. Lascia che la mente si separi dal corpo. Afferra i fili invisibili che legano tutti gli esseri dell'universo. Ogni azione ha una ripercussione a livello galattico. Ogni idea deve toccare un'altra mente per concretizzarsi. Ogni emozione deve segnare un altro spirito. Siamo tutti collegati. Ogni essere vivente fa parte di un'unica, gloriosa esistenza. Apriti all'universo, comandante. Abbraccia l'eternità. Che cavolo è quella roba? Insomma, meglio di prima, però. Sembravano... Io ho dato il cifratore esattamente allo stesso modo in cui è stato dato a Saren. Ora i ricordi ancestrali dei Protean fanno parte di te. Tutto bene? Cosa è successo?
Ma ho visto delle macchine, ma anche biologiche. C'erano circuiti in organismi biologici, sembrava, e poi... Ho visto qualcosa, ma non aveva alcun senso. Insomma. Gli è stato fatto un grande dono. L'esperienza di un'intera civiltà. La tua mente ha bisogno di tempo per elaborare tutte queste informazioni. Dovremmo riportarti alla nave, comandante. Credo che sia meglio farti vedere dal medico. Mi dispiace che sia stato doloroso, ma era l'unico modo. Avevi bisogno del cifratore. Con il tempo ti aiuterà a capire la visione che la sonda ti ha trasmesso. Sai cos'è il condotto o dove si trova? No, mi dispiace. Saren crede che il condotto sia legato all'estinzione dei Protean. Posso dirti solo questo. Non mi piace per niente, di qualunque cosa si tratti. Hai il cifratore. Prima o poi le tue visioni ti saranno chiare. Saranno loro a portarti al condotto. Spero solo che lo troverai prima di Saren. Vabbè, devo farmi una bella dormita, ho capito. Sai dirmi qualcos'altro sul Taurian? Quando il Taurian mi ha avvolta, ne sono diventata parte. Tuttora però non riesco a capirlo. È molto antico, così alieno. È impossibile stabilirne l'età. Per lui il tempo era un concetto relativo. 10.000 anni di ibernazione interrotti da pochi, sì, intensi secoli di attività. Aveva un'intelligenza straordinaria, magnifica, inclassificabile. Un patrimonio andato perduto. Non dirmi che ti dispiace per quella creatura. Il Taurian era una forma di vita unica. Un essere senziente che ha vissuto per 50.000 anni, o forse più. Nell'intera galassia non esiste qualcosa di neanche lontanamente simile. Ti sono grata per avermi salvata da una vita di totale schiavitù. Ma la perdita di un organismo talmente eccezionale non può che dispiacermi. Cerca di comprendere. Sì, comprendo, però... Cos'altro puoi dirmi su Saren? Ormai lo conosci più o meno quanto me. È molto potente, carismatico e... tremendamente pericoloso. Soprattutto l'ultima Avevo cosa, deciso eh? Di seguirlo, ignorando i suoi veri propositi. Ma ora capisco che sta conducendo la galassia in un'epoca di sofferenza e desolazione. Vorrei sapere qualcosa in più di te. Non c'è niente di interessante da sapere su di me. Ero solo un'allieva della matriarca Venezia. L'ho servita per quasi 2 secoli, cercando di apprendere il più possibile. Quando la matriarca annunciò di volersi unire a Saren, lasciò le sue allieve libere di scegliere. Nessuna di noi fu costretta a seguirla. Molte ritennero il suo piano troppo pericoloso. Io credevo in lei. Pensavo che sarebbe riuscita a convertire Saren. Ma alla fine si è verificato l'esatto contrario. Già. Ora che sei libera dal Taurian, cosa hai intenzione di fare? Se per te va bene, vorrei restare qui con i coloni. Hanno sofferto molto e mi sento in qualche modo responsabile. Aiutandoli potrò riparare al dolore che ho provocato. Va bene. I coloni hanno un disperato bisogno di aiuto. Saranno felici di averti al loro fianco. Grazie, comandante. E buona fortuna. Anche a te. Ce l'hai fatta. Senza il Taurian a ostacolarci, inizieremo subito a ricostruire la colonia. E ci siamo finalmente liberati della Exogeni. Torneremo a essere una piccola colonia fuori mano. Grazie, comandante. Cioè di che? Cosa c'è qua? Allora, hai trovato il mio computer nelle rovine? Sono riuscita a trovare i dati e a trasferirli nel tuo DMO. Sono davvero ottime notizie. Grazie. Ero già da quelle parti. Era il minimo che potessi fare. Beh, lo apprezzo molto. Prendi, te lo sei meritata. Che grazie ancora, comandante. Prego. Ok. Farò il possibile per aiutare la colonia in questo momento difficile. Mi sento in colpa per i danni arrecati alla vita di queste persone. Arrivederci, Shiala. Arrivederci, comandante. Confido nel tuo successo. Bene. Abbiamo risolto tutti i problemi. Ottimo. Adesso direi di tornarcene sulla Normandy. Via, entriamo. State in attesa, squadra di sbarco.
Decontaminazione in corso. Comandante, hai un'aria pallida. Stai subendo qualche effetto collaterale del cifratore. Beh, insomma, non è stata una cosa facile, quello che ho fatto. Il cifratore mi ha scombussolato. Io potrei aiutarti. I Protean sono la mia specialità. Unendo la mia coscienza alla tua, forse riuscirò a capire il significato delle visioni. Va bene. Fallo, presto. Non abbiamo molto tempo. Rilassati, comandante. Abbraccia l'eternità. Che lei? Stessa scena di prima. Che cosa incredibile. Tutto questo tempo, tutte le mie ricerche. Eppure non avrei mai pensato. Scusami. È solo che non credevo che le immagini sarebbero state così vivide, così intense. La tua volontà è davvero molto forte, comandante. Quello che hai visto, quello che hai affrontato, avrebbe distrutto una mente più debole. Hai visto qualcosa? La sonda su Eden Prime doveva essere gravemente danneggiata. Buona parte della visione è mancante. I dati trasferiti nella mente del comandante sono incompleti. Non è che per caso ti sei imbattuta in qualche indizio, vero? Qualcosa che noi abbiamo tralasciato. Ho visto solo cose che tu già conosci. Avevi ragione sui razziatori. I Protean sono stati distrutti da una specie di macchine senzienti. Credo che sia ovvio che esiste un collegamento fra i razziatori, l'estinzione dei Protean e il condotto. Però non ho trovato tracce capaci di aiutarci a trovarlo. Quale sarà la nostra prossima mossa? Io sono riuscita a interpretare i dati della tua visione, o almeno quelli che ho trovato. C'è una parte mancante, purtroppo. Saren deve avere le informazioni mancanti. Forse le ha recuperate in un'altra sonda. Se riuscirò a trovare i pezzi mancanti della visione, potrò... Sto male anche lei adesso. Mi spiace. L'unione è davvero spossante. Credo che farei meglio ad andare in infermeria a stendermi un attimo. Va a farti vedere dalla dottoressa Chakwas. Non sarà necessario. Mi serve solo un po' di riposo in un posto tranquillo. Sì, vai. Qui abbiamo finito, puoi andare. Ho inviato il rapporto su Feros, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione con il consiglio? Sì. Fallo subito, Joker. Sto aprendo il canale, comandante. Comandante, la Exogeni avrebbe dovuto avvisarla del Thorian. Avrebbe reso più facile il suo lavoro. Avrebbe potuto catturarlo in modo da studiarlo, invece di distruggerlo. Thorian riduceva in schiavitù le menti. Chiunque avesse cercato di studiarlo sarebbe caduto vittima del suo potere. Forse le cose sono andate davvero per il meglio. Almeno la colonia è salva. Certo, è stata salvata. Shepard farebbe qualsiasi cosa pur di salvare una colonia umana. Come rompe tutte le volte. Il fatto che fossero umani non c'entra. Erano dei civili in pericolo. Ammirevole, ma a volte gli spettri devono fare dei sacrifici. Spero che lei ne sarà in grado quando arriverà il momento. Arrivederci, comandante. Attenderemo il suo prossimo rapporto. Va bene. Ok, adesso vediamo se hanno da dirci qualcosa i nostri compagni.